La guida della Lega Araba resta in mano all'Egitto. I ministri degli esteri dell'organismo che riunisce i paesi arabi hanno eletto l'egiziano Nabil El Arabi nuovo segretario generale. El Arabi raccoglie il testimone del compatriota Amer Moussa. La riunione al Cairo, sede della Lega Araba, ha visto la decisione in extremis del Qatar di ritirare il proprio candidato. Oggi la comunicazione araba attraversa una forte crisi, ha detto il neoeletto, ed è per questa ragione che dobbiamo unire le nostre forze e tentare di trovare una soluzione per elevare lo statuto dei paesi arabi e rispondere alle domande dei nostri popoli. Con la candidatura di El Arabi, l'Egitto ha rinunciato al suo attuale ministro degli esteri pur di mantenere la guida della Lega Araba, in un momento in cui il suo ruolo nella regione è in bilico. Il nuovo segretario generale ha una lunga serie di responsabilità che lo attendono in seno alla Lega Araba, in particolare riguardo alla crisi che attraversa l'intera regione, che interroga il ruolo della Lega per il prossimo futuro. Mohammed Ilhami, Euronews, Al-Qahira.